ferrovie di montagna italiane, alcune delle quali purtroppo smantellate, la ferrovia Spoleto-Norcia ha sempre rappresentato, per unanime giudizio non solo italiano, il massimo sforzo di tecnica dei tracciati, una specie di piccolo Gottardo umbro. Forse perché tra le ultime ferrovie ad essere progettata, essa è anche la più ardita e difficile, tanto che a nessuno oggi potrebbe venire in testa di compiere ex novo uno sforzo simile. Ma tale esempio di tecnica ferroviaria resta appunto come monumento a testimoniare di un momento particolarmente felice nel modo di costruire le opere d'arte ferroviarie. E quindi va conservata come nostro patrimonio artistico e paesistico insieme, appunto perché il paesaggio centro-appenninico italiano è caratterizzato da questo continuo rapporto fra natura ed opera dell'uomo. Era comodo, come lasciavo il paese, il tuo anno. Le Spoleto venivano su due terremoti, andavano a Cascia, andavano a Serravalle, andavano a... Poi se venivano a Borgo, se venivano a Piedipaterno, si stava a festa da ballo, non capito? Oh, quando si deve pistare quello terreno, pareva, dicevo, è mezzogiorno. Era come una roccia, capito? Che passava per quello rato. Diceva fino a lui. E io ho buttato un cappello di fronte alle torri, qui. Un finestrino, ci sia l'ingegner Basso che ci piangeva, le parole nostre sono valute poche perché hanno chiuso. Il tracciato della ferrovia Spoleto-Norcia ci accompagna attraverso una complessità e una qualità ambientale notevolissime, probabilmente uniche nella situazione, nel territorio regionale e sicuramente tra le migliori del territorio nazionale. Queste sono rappresentate dal fiume, dalle foreste, dalle praterie, dalle pareti rocciose che, pur essendo insidiate da notevoli, numerose e insidie fonti di consumo e di distruzione, sono ancora in buone condizioni. La ferrovia ci permette di scoprire in primo luogo un fiume Nera che è oggi forse l'ultimo, l'unico fiume che conserva caratteristiche di purezza, caratteristiche di originalità particolari in tutta la regione. Accompagnata da una vegetazione ripariale in alcuni relitti, in alcuni frammenti, unica. In questa complessità, della quale ho semplicemente accennato alcuni punti, vive una fauna ancora oggi particolarmente rara dal punto di vista della qualità, rara anche perché l'uomo l'ha combattuta e l'ha distrutta in maniera diretta e indiretta. L'utilizzazione sia turistica sia economica che derivano dalla realizzazione del progetto della ferrovia dovrebbero tener conto del messaggio di rispetto e di corretta realizzazione del progetto iniziale di chi appunto ha realizzato inizialmente la ferrovia, cioè usare queste risorse senza consumarle. Fra il 1913 e il 1926, su progetto dell'ingegnere svizzero Erwin Thoman, la ferrovia Spoleto-Norcia costituisce ancora oggi, forse, con i suoi 52 chilometri di lunghezza, uno dei capolavori delle ferrovie a scartamento ridotto e non solo italiane. Si sviluppa tra la città di Spoleto e quella di Norcia in maniera sempre estremamente aderente all'andamento morfologico del territorio. E conta, tra le opere d'arte, oltre 19 fra ponti e viadotti e circa 5 km di gallerie. Tra i ponti possiamo ricordare quello di Arcione, alto più di 70 metri e con 4 arcate, dalla luce di 25 metri.
e tra le gallerie quella di Caprareccia, che ha un percorso di quasi 2 chilometri. E soprattutto quella elicoidale, che permette alla ferrovia di guadagnare le quote più basse della Valnerina. Essa è per noi un documento non solo di un modo di costruire, ma è un documento estremamente importante ed insostituibile di quella che è stata la lotta, diciamo, pluriennale che la gente di Spoleto e quella della Valnerina hanno affrontato per rompere il loro isolamento e favorire appunto gli scambi economici, sociali e commerciali. Fin dal 1968, quando organizzammo con l'Associazione Italia Nostra il convegno nazionale per scongiurare la chiusura e lo smantellamento della Spoleto Norcia, ci interrogammo sulle ragioni di fondo che minacciavano di cancellare questo che noi sentivamo già allora come un bene culturale di primo ordine. Una delle ragioni che a noi sembrò più valida fu appunto quella di una mancanza tipicamente italiana di cultura dell'industria. Ecco, noi sentimmo che la guerra contro la Spoleto Norcia aveva dietro di sé questa difficoltà del mondo politico e anche della cultura media italiana, oltre che delle società locali, ben inteso, ad accettare un fatto tecnico industriale di primo Novecento come un grosso fatto culturale. Il progetto che abbiamo messo a punto di restauro e rivitalizzazione della ferrovia si basa su una convinzione, che appunto la struttura ferroviaria può essere un sistema privilegiato per inoltrarsi in questo territorio troppo spesso lambito dalle strade e mai attentamente guardato e letto da chi lo attraversa. E la ferrovia è nata come ferrovia elettrica e tale dovrebbe essere ripristinata. La locomotiva a vapore ben venga come curiosità e come riesumazione di cose antiche, è possibile utilizzarla su questa linea nei limiti delle sue prestazioni. Potrebbe effettivamente su questo percorso, per esempio da Spoleto a Triponzo, rimorchiare un carico intorno alle 30 tonnellate complessive, compresi i passeggeri, con una discreta velocità per una locomotiva a vapore, intorno ai 17-18 km all'ora di velocità commerciale. Ma l'obiettivo finale dovrebbe essere quello della elettrificazione ex novo. La ferrovia ripristinata, la ferrovia rifunzionante, a trazione a vapore oppure diesel, o speriamo in un futuro abbastanza vicino di nuovo elettrificata così come era nata, potrà dare il modo ai vari fruitori di potersi inoltrare in questo territorio e, sfruttando le innumerevoli fermate ai caselli o alle stazioni che verranno attrezzate per il ristoro dei viaggiatori, inoltrarsi poi a piedi oppure con altri mezzi ecologici, pensiamo a cavallo, in mountain bike o addirittura in canoa in alcuni tratti, per poter leggere e capire attentamente le ricchezze che questo territorio ancora ha in modo estremamente rilevante e seducente. L'iniziativa della società spolettina di trasporti è un'iniziativa che condividiamo e riteniamo valida per la valenza turistica e storica che l'itinerario Spoleto-Norcia ha nell'assetto territoriale umbro. E l'attenzione del Piano Generale dei Trasporti a recuperare e a mantenere questa funzione, questo ruolo turistico e ambientale, prende corpo proprio su un fatto: non intervenendo subito per ristrutturare, per riportare nell'uso anche e nell'interesse comune questi itinerari, automaticamente altri dicasteri dovrebbero intervenire, dalla protezione civile, dall'ambiente, dai lavori pubblici, per difendere questo assetto geologico, morfologico, questo territorio che in assenza di adeguate iniziative perderebbe automaticamente una parte della realtà storico-ambientale. Ebbene, con queste linee guida, il lavoro svolto in questi 2 mesi ha portato a un'ipotesi di fattibilità che, anche se in Italia rara, addirittura unica,
può diventare un esempio concreto simile a quello che si fa in Svizzera e in Canada, un itinerario vissuto in termini di interesse comune di difesa dell'ambiente. Non deve assolutamente rimanere un progetto, ma deve diventare qualcosa di concreto. Ancora una volta, quindi, il trasporto può dare testimonianza di come attraverso una ferrovia l'ambiente può essere recuperato. Sei stato a visitare Spoleto, vero? Sì, capisco, un po' alla sfuggita, ma quanto basta per avere un'idea generale di questa nobile città. Ma ora non te ne andare. Vieni a trovare anche me. Io sono il trenino della ferrovia Spoleto-Norcia. Dedica anche a me qualche ora del tuo turismo. Vedi, nel mio ambiente troverai tutto modesto e semplice, a cominciare da me, dalla mia stazioncina e dalla gente che io da anni ospito.
sono un trenino di serie B perché a scartamento ridotto, però ho tutte le carte in regola per essere considerato un'opera d'arte. Anzi, ti presento subito la carta di identità di questa originale ferrovia. Pendenza media 38 per 1000, con un massimo del 45 per 1000. 20 gallerie, 4 ponti in muratura, 7 ponti in ferro e il tutto in 52 km di percorso. Ma che percorso, lo puoi vedere da te stesso. Che stiamo percorrendo ora può considerarsi la parte direi più faticosa per me. Capirai bene che le curve a corto raggio, gli strapiombi, i burroni, i ponti altissimi, la pendenza elevata costituiscono un impegno non indifferente. Un pochino a quando, superata la montagna, faccio ingresso nella Valle del Nera, detta appunto Valnerina. Qui mi ritrovo per un lungo tratto in compagnia degli altri mezzi di comunicazione e della strada e mi sento ancor più un loro collaboratore. Con la sola compagnia del fiume riprendo il cammino attraverso altri monti per raggiungere l'altro capolinea, Norcia, che è il centro più importante di questo simpatico altipiano. Qui mi riposo un po'. Tu nel frattempo vai a dare uno sguardo a questa simpatica cittadina. Ti accorgerai subito delle sue inconfondibili caratteristiche romane e medioevali. Noterai che tutta la personalità storica di questo centro è compendiata nella Piazza Maggiore, incorniciata dalla Castellina, dal Municipio e dove signoreggia la statua del grande San Benedetto, cui Norcia dette i natali. Beh, ora dobbiamo proprio tornare a Spoleto. Thank you.
osserva bene, è la stessa strada, ma guarda come la luce pomeridiana conferisce alla natura nuovi aspetti e nuove suggestioni. Chi poi mi osserva da lontano ha l'impressione che su un paesaggio di presepio una mano di bimbo abbia posto un giocattolo, là dove invece l'ingegneria ferroviaria ha quasi compiuto un miracolo. E con chiunque ti debba incontrare parla di me, di questa ferrovia che, pur potendo insuperbire per le proprie caratteristiche tecniche, ha sempre preferito vestire l'abito dell'umiltà in armonia con il carattere della gente umbra. Ora che siamo prossimi a Spoleto, dove ci lasceremo, ti saluto e ti ringrazio di avermi fatto compagnia. Io sono sempre qui, ferreo legame tra la città dei Duchi e la benedettina Norcia, e mi auguro di rimanere non solo per soddisfare le esigenze del traffico, ma per rallegrare lo spirito di coloro che sapranno ancora ammirare l'opera della natura e l'opera dell'uomo.